Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto mi scuso se casomai sentiate un rumore strano in sottofondo, ma è il ventilatore che gira poiché scoppia dal caldo. In ogni caso, questo video è dedicato al festival estivo che arriva domani, ok? In pratica, andando qua nel calendario, i prossimi eventi, come vedete qui, 27 luglio, oggi siamo al 26. Domani 27 luglio alle 4 e mezza di pomeriggio inizia l'evento Festival Estivo. Questo evento di solito ha un sacco di attività da svolgere, tipo giocare a palla SA, raccogliere fiorellini, tirare l'acqua agli altri giocatori, portare gli animali nel recinto, sta roba così, no? E queste sono, diciamo, quest giornaliere da fare per guadagnare valute, diciamo, dell'evento, ok? In modo da comprare roba nel negozio dell'evento festival estivo. Inoltre, ci sono anche altri oggetti durante questo evento festival estivo, che tra poco andremo a vedere. Più che altro vi lascio in descrizione o in un commento messo in primis, per così dire, dove vi spiego come farmare il festival estivo in modo da droppare barra guadagnare i sorbetti, i cocomeri, le zuppe, poi come si chiamano, comunque queste robe qui, no? I sorbetti al cocomero, da rivendere all'asta, ok? Quindi vi lascio questo link in descrizione dove praticamente ho fatto già un video dove spiego come farmare il festival estivo, ok? In ogni caso, quello che volevo mostrarvi in questo video sono queste cose qua, ovvero le ricompense che ci sono durante questo festival, ok? Quindi facciamo, vedi i dettagli dell'evento. Allora, vedete, qui dice partecipa all'evento, bla bla bla, guadagna petali di Fire Blossom, che questi serviranno volendo anche per i mestieri, per farmare sempre, come si chiamano, i sorbetti, quella roba lì, i favori di Sune per il negozio della campagna. Poi qua abbiamo la palla biglietto SA, che questo riguarda un tot aperti queste palle, se siete fortunati dropperete qualcosa, ecco. Poi, comunque sia, la cosa interessante è al Bazar Fantastico, ovvero c'è la lastra di Vecna account. Quindi, se comprate questa cavalcatura leggendaria con un PG, ce l'avrete anche con gli altri. E secondo me, questa cavalcatura è molto forte perché ci dice che evochiamo un cavaliere scheletrico che assalta il bersaglio. Quindi, a quanto pare sembra un single target, sbalzandolo da terra e stimolando notevolmente l'evocatore, ovvero noi, no? Questa cavalcatura ci fa a leggendario 2400 in proporzione, quindi è ancora da maxare. Bisogna vedere se a mitico questo 2400 in proporzione diventa un 2750 o un 3000 come il Tunnel Vision e il Rospo, ok? In ogni caso è tanta roba, anche perché una volta fatta questa proporzione ci dà anche l'effetto crescita del danno del 15%, sempre leggendario, quindi forse, e dico forse poiché non lo so, questa percentuale del 15% di danno potrebbe essere aumentata a livello mitico. Tutto questo per 6 secondi, ok? Quindi in sostanza abbiamo una proporzione forte più il 15% di danno, ok? È un po' come il Pegaso, no? Che fa danno ad area 3000 più la proporzione di danno nel tempo, ok? Almeno mi pare. Ah no, buffa gli alleati del 10-15% di danno, ok? Comunque una roba simile, ok? Quindi questa cavalcatura la troveremo al Bazar Fantastico, credo che non costerà poco,
poiché è una cavalcatura a 4 slot che ci dà regale spinoso illuminato universale, e molto probabilmente potremmo fare uno di quei nuovi bonus di emblemi, tra cui il patto del boia che è da DPS per dire. Poi abbiamo anche le altre tavole, quelle vecchie, anzi, quella tavola vecchia, questa al mercato Zen c'era, mi pare. Allora, questa qui è del negozio, della campagna. Questa qua non ho idea, questa qua dove si prenda, però forse anche questa verso il negozio, anche perché non lo dice, però sì, ricompense, sì, sembrerebbe dal negozio. Poi vabbè, il classico cavallo d'acqua, il maiale, la scopa terra selvaggia, che sarebbe questa qui come cavalcatura. E poi abbiamo anche il maestro della griglia dragonide, che non so cos'è, pare sia un compagno che non lo mostra, il golem farfalla. Anche questo è un compagno, sicuramente. La chioccia, la mazzafrusto dei bo. Ah, questa è una cavalcatura. Questa è una mascotte, ok. E questa dovrebbe essere una cavalcatura. Scusate, un compagno che non mostra. Il maestro della griglia dragonide. Poi abbiamo. Io l'ho visto. Dov'è? E poi teoricamente ci dovrebbe essere anche una tavola runica allo Zen in ogni caso, che è tutta, dovrebbe essere tutta colorata, roba del genere. Non lo so se la rimetteranno, teoricamente ci dovrebbe essere. Comunque queste sono le ricompense della campagna. La cosa più interessante secondo me è questa qui, la lastra di Vecna account, ovvero questa tavola da surf. Volante da 4 slot, ok? Che ha appunto questo ottimo bonus, almeno all'apparenza. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete da parte, non spendete questi pochi diamanti astrali per comprare questa tavola, teneteli appunto così in modo da averla. Io nel mio caso probabilmente andrò a rimuovere un'offerta qua del mercato Zen per prendere sti milioni che non ho, perché probabilmente costerà qualche milioncino. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!